Buongiorno ragazze, è mattina presto, sono le 8 e un quarto e sto per andare a lavoro. Mi sono svegliata presto stamattina e quindi ho firmato questa faccetta, che è una faccetta tutta Kiko. Tutti i prodotti che vedrete sono infatti Kiko, ad eccezione degli accessori. È un trucco molto semplice, incentrato su labbra rosa primaverili e occhi con ombretto luminoso, che vedrete poi che cos'è. Non è niente di speciale, però secondo me è comunque carino, fresco, luminoso e primaverile. I miei capelli oggi sono venuti bene, prima o poi vi riuscirò a parlare di questi prodotti. E niente, vi lascio alla faccetta, ciao! Buongiorno, è mattina presto e mi faccio il trucco prima di andare a lavoro. Allora, il trucco di oggi sarà un trucco tutto Kiko, dalla A alla Z, ad eccezione degli accessori. Allora, inizio con lo stendere un pochettino di Primer Corrector Matte Base, perché Harry puoi scendere per favore proprio da davanti allo specchio, grazie. Mi capisce? Perché non ho grossissimi impegni per la giornata, però comunque, visto che volevo fare un trucco tutto Kiko, utilizzo un po' appunto tanti dei prodotti che ho, e questa base non è male. Tra l'altro me la sento di consigliarla a chi non se la sente di spendere tanto per una base opacizzante. Cioè, Harry si è messo dentro la scatola di sepa, è stupendo, scusate. Una base opacizzante senza stare a spendere tanto. Tutto questo unto che mi vedete qui è un burro cacao Kiko Kiss Balm Lip Balm, che è il burro cacao che Vittoria mi ha regalato insieme allo scrub che adoro a Natale. Passiamo al viso. Allora, non so se vi ricordate, avevo parlato in un haul, se non sbaglio, di questi due prodottini, di questi due correttori, di cui uno appunto è più illuminante, l'altro è più correttore proprio sull'arancione, dicendovi che non mi piacevano affatto come prodotti perché erano troppo leggeri. Adesso ve ne faccio vedere l'effetto. Allora, vado a stendere l'arancione sul blu dell'occhiaia. Avrei dovuto prendere un pennello per stenderlo un po' meglio, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Cioè, è proprio liquido, non mi piace per niente. Niente, non so che dirvi di questo correttore, se non che probabilmente lo butterò proprio, perché come colore non va nemmeno bene a mia sorella. Non saprei veramente cosa farmene. Secondo me è un'acqua inutile. L'altro, Dark Circle Concealer Peach, l'altro è l'arancione, lo riconoscete, non vi so neanche a dire come si chiama. Questo perlomeno, avendo una lievissima coprenza, ma un effetto illuminante caruccio, lo utilizziamo al posto di un correttore, di un fondotinta. Effetto molto leggero, ma carino. Anche a eliminare l'alone orribile, lievemente arancione, lasciato dall'altro coso inutile, che però dà un bel effetto macchia in compenso. Metto anche un pochettino qui intorno al naso. Sì, no, questo è leggero e carino. Adesso spengo la videocamera e vado a delineare le sopracciglia con la Precision Eyebrow Pencil, matita sopracciglia numero 3. Cipria, Radiant Fusion numero 02, cipria cotta, questa qua. Vado a stenderla copiosamente. La cipria è un prodotto che mi piace tanto, che non ho usato per anni, cioè per anni non c'è stata cipria nel mio beauty. E invece poi... Passiamo al bronzer, Bronzer Powder 101, terra bronzante minerale, che è un prodotto di Kiko che non mi piace per niente. L'avevo comprato, guardate che macchiazza arancione che fa subito, ed è per questo che non mi piace. Potevo utilizzare in realtà oggi quel trio che ho preso con i saldi, quello lì della Campus Idol, terra illuminante
blush. Però mi è capitata anche questa sotto mano. Non lo so, forse utilizzando un altro pennello di quelli più meno di precisione, più a diffusione, diciamo, lo riesco a sfruttare di più. Vediamo ora con l'arrivo della primavera e di un minimo di colore sulle guance cosa ne viene fuori. Comunque vi racconto nel frattempo un mio prossimo progetto. Vorrei andare a Napoli. Napoli è una città che mi ha sempre ispirata, che non ho mai visto per una serie di coincidenze, cioè semplicemente non c'è appunto mai stata occasione negli vari spostamenti di passare da Napoli. Vorrei andare a Napoli e tra l'altro la mia idea è se siete voi abbastanza da tenermi compagnia per 2 giorni, io vengo anche da sola. Tante ragazze negli anni mi hanno scritto: ma vieni a Napoli, vieni a Napoli, vieni a Napoli. Quindi so che ci siete, ecco. Mi piacerebbe, mi piacerebbe. È una città che non ho mai visto, non conosco. Mi piacerebbe proprio, soprattutto, non lo so, adesso che arriva il bel tempo inizia a venirmi voglia di città di mare. Niente, fatemi sapere se ci sareste, magari che ne so, una mi fa compagnia, metti il sabato mattina, l'altra sabato pomeriggio. L'altra cena sabato sera, la domenica andiamo a farci una gita da qualche parte, poi me ne vado, niente di. Ovviamente devo vedere i voli perché verrei con l'aereo, è troppo lontana. Giorni no, aereo. Fatemi sapere. Moon Shadow sugli occhi, Water Infused Eyeshadow, questo è il colore 01. Onestamente non vi so dire se questo sia un prodotto in collezione permanente o meno. Essendo un trucco molto rapido, oggi non metto né matite né eyeliner, anche se di Kiko ho tante cose. Però ecco, metterò un colore sulle labbra piuttosto shocking, quindi lascio gli occhi molto leggeri. Questo water infused ombretto non è male, è così in stick, molto luminoso. L'effetto acqua si sente perché è freddo, cioè sembra di mettersi quasi un ghiacciolino sulle palpebre, però è carino, ecco, vedete da trucco veloce così fatto in pochi minuti. Non è male, non è fantastico, come durata, performance, però non è male. Io ce l'ho anche di un altro colore, blu, e devo farci un trucco che ho in mente da mesi circa. E prima o poi ce la farò. Vado a mettere l'illuminante cushion, il Glowing Pearl Cushion Highlighter, questo è della collezione Artist, The Artist, io mi dimentico. Dopo pochissimo i nomi delle collezioni in edizione limitata e poi me li invento. Questa potrebbe essere The Artist, però forse no. Allora, se voi per caso avete preso questo illuminante, o se vi interessa acquistarlo, vi voglio dire una cosa, appurata anche con una mia amica al quale l'ho regalato questo illuminante. Non lo trascinate perché tende a portarsi via quello che avete messo sotto, ma tamponatelo, cioè non fate così o si porta via correttore, fondotinta, quello che per l'appunto c'è giù. Se invece riuscite a tamponare, dà questo effetto glow carino, delicato proprio per il giorno, secondo me piacevole. Potete anche intensificare qui al centro dell'occhio l'effetto luminoso dato dall'ombretto in stick messo prima. Quindi proprio sugli occhi abbiamo solo luce. Un altro prodotto che mi piace tanto della collezione Campus Idol è questo mascara Pump It Up. Lui va applicato con calma, ma vi darà poi un effetto molto carino. Anche questo lo consiglio, forse lo trovate in saldo, sbirciate da Kiko. Ecco qui, il mascara è molto molto carino, adesso ho un po' la luce negli occhi, non so se lo vedete, ma è bello anche l'effetto luminoso che ho con l'ombretto e l'illuminante messo sugli occhi. Passiamo adesso alle labbra, sempre dalla collezione di Artist, abbiamo la Fine Art Lip Pencil colore 03 e il Color Click Lipstick sempre nel colore 03. Mettiamo prima la matita e poi il rossetto, ovviamente. Matita. Matita più rossetto.
La faccetta finisce qui, anche la mia voce, è un look molto semplice, primaverile, ma luminoso. L'occhio è veramente, non mi viene un'altra parola se non luminoso, però è così, con le ciglia delineate, tutto il resto del viso abbastanza neutro, con queste labbra molto rose e primaverili, bonbon, mi piace molto. Io vado a lavoro, spero che la vostra giornata vada bene, vi lascio un bacio. Harry, vuoi venire a salutare? No, Harry non vuole venire a salutare, noi ci vediamo presto, ciao!